Francesco Cesarini, vincitore dell'ultima edizione del Giro d'Italia per dilettanti. Cesarini, raccontaci questo Giro d'Italia. Chi l'ha seguito ha detto che praticamente l'hai vinto come hai voluto. Prime tappe con la maglia, poi l'hai mollata per riprendertela nelle tappe finali, quelle che contavano. Ma il Giro d'Italia per me è cominciato abbastanza bene perché ho preso subito la maglia alla seconda tappa, ma però l'ho persa subito la terza perché ho visto che era molto difficile guardare a tutte le altre squadre, controllare la corsa e mi è saputo meglio insomma così perderla subito. Perché nel secondo tratto del giro prevedeva molte salite e io, dato che sono uno scalatore, sono uscito fuori. Infatti è andata bene una fuga con il danese, siamo riusciti a prendere sulla ottava tappa, mi sembra un 2 minuti a un altri 5 corridori e il gruppo è arrivato a 5 minuti e così ho ripreso la maglia. E le ultime 2 tappe è stato molto difficile per me perché tutti mi correvano contro, c'erano soprattutto i sovietici e i francesi che attaccavano in continuazione, comunque ci sono riuscito a vincere questo giro. Senti, prima di te hanno vinto questo Giro d'Italia per dilettanti persone che si chiamano Moser, Battaglin, Segersal. È tutta gente che poi è passata dalle professionisti e ha fatto quello che ha fatto. Quindi significa che anche Cesarini, quando passerà tra i professionisti, combinerà qualcosa di positivo. Ma tra i professionisti è differente che tra i dilettanti perché ci sta un altro modo di correre. Comunque speriamo di fare qualcosa anche tra i professionisti, sempre se l'anno prossimo passo, se non mi Ecco, a blocco. questo proposito, c'è qualcuno che ti vorrebbe il prossimo anno sicuramente dei professionisti? Che farai? Ma devo ancora decidere se passo perché ci sta il blocco per le Olimpiadi, comunque farò del tutto per passare. Quindi a te le Olimpiadi non interessano? Ma a me per adesso non mi interessano le Olimpiadi perché voglio passare a tutti i costi professionisti l'anno prossimo. Pensi che sia realmente conveniente a 20 anni tentare subito il salto nei professionisti? Ma voglio tentare perché se uno vale anche di là va forte, perciò tanto vale che provo subito. E i tuoi programmi per l'immediato? Ma adesso c'è una corsa in Ungheria, ma è difficile che ci vado a farla perché sono proprio stanco. Ci sarà il Giro dell'Umbria dal 14 al 18, cercherò di vincere anche quello per gli sportivi umbri che sono stati molto vicino a me in questi giorni e poi ci saranno i mondiali e così via. Senti, per concludere. Il ciclismo in Umbria, visto da un dilettante che è in assoluto il più forte in Umbria. Ma il ciclismo in Umbria, adesso l'anno scorso è passato un corridore professionista, Angelucci. Adesso ci sono io, ma ci saranno molti altri ragazzi che stanno promettendo, tipo Monarca e altri ragazzetti che adesso non mi ricordo i nomi. Possiamo stare tranquilli, insomma, per il futuro. Se tu passi professionista, qualcun altro ci penserà a difenderci dagli altri. Speriamo che ci penserà qualche altro ragazzino.